Bene, buongiorno a tutti e come anticipato tratteremo oggi in una prima parte un tema diciamo che è stato toccato incidentalmente nei precedenti incontri ma non poi approfondito, e cioè quello appunto degli appalti verdi, o cioè quegli appalti che hanno al proprio interno una identificazione come aspetto rilevante di tematiche in senso lato ambientali, cioè intese come valutazione di requisiti sia di carattere diciamo relegati all'ammissibilità, sia in relazione alla valutazione vera e propria delle offerte, che danno rilievo a profili di ecoefficienza ed ecocompatibilità. Quindi cercheremo oggi di vedere l'evoluzione della normativa in questa materia e al contempo quali potrebbero essere le linee da seguire nell'identificazione di criteri appunto ambientali per la selezione dei contraenti della pubblica amministrazione, con anche alcuni casi di carattere giurisprudenziale che magari insomma si avvicinano a delle esperienze che alcuni di voi possono aver avuto sul campo. Ora, il dibattito in materia di appalti verdi, e cioè in relazione alla possibilità di valutare le offerte presentate anche per criteri che non sono strettamente legati ai profili di carattere economico, affonda le radici assolutamente nel tempo. Vi è un primo momento a livello comunitario che risale agli anni 80 e 90 in cui in realtà la questione ambientale è assolutamente sotto traccia, non ne viene fatta menzione se non in maniera assolutamente di indicazione di principio. In realtà il punto fondamentale nelle prime valutazioni è quello per cui è sì possibile nell'ambito dell'affidamento di un contratto di appalto individuare e valorizzare dei temi di carattere ambientale, ma solo ed esclusivamente qualora questi temi producano, in questa prima appunto analisi a livello comunitario, un diretto vantaggio economico per la stazione appaltante relativo a quella singola prestazione. Ecco, questo era diciamo il limite che era stiamo parlando appunto, come vedete, del libro bianco del 98, quindi una comunicazione poi che vedete qui citata, sempre risalente al 98, che limita la possibilità di valutare le offerte, più in generale di far svolgere la gara in base a criteri ambientali, alla necessità che questi criteri diano immediatamente per quel singolo contratto un riscontro di carattere economico apprezzabile per la stazione appaltante. Successivamente osserviamo un'evoluzione di questo tipo di valutazioni che si collega più in generale alla riflessione che a livello comunitario si svolge sulla nozione di offerta economicamente più vantaggiosa, cioè iniziano a profilarsi una serie di considerazioni secondo le quali i criteri che la stazione appaltante può osservare per individuare l'offerta migliore sono diversi o non necessariamente limitati a quelli di carattere economico. Quindi abbiamo una prima sviluppo a livello di giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui sostanzialmente i criteri di valutazione delle offerte non devono ritenersi tassativi. Questo è il primo passo che consente di introdurre le dinamiche e le caratteristiche ambientali nelle valutazioni che le stazioni appaltanti possono fare, quindi è un superamento della logica secondo cui l'unica modalità di valutazione dell'offerta è quella legata esclusivamente al prezzo o più in generale, come abbiamo visto, al vantaggio economico. Quindi ci possono essere delle considerazioni che la pubblica amministrazione fa che non sono necessariamente legate all'immediata economicità della commessa.
Questo, ad esempio, è lo stesso ragionamento che si può fare sotto profilo del carattere qualitativo delle offerte, che non necessariamente determina un vantaggio economico apprezzabile, ma è un elemento che può essere tenuto in considerazione. Sulla scorta di questo ragionamento si è ritenuto che anche i criteri ambientali, pur non dando un'immediata e necessaria collegamento e apprezzabilità di carattere economico, possono essere in qualche modo tenuti in considerazione. E qui abbiamo appunto queste prime sentenze che vedete qui citate, secondo le quali viene affermato il principio di non tassatività dei criteri indicati nelle direttive europee per la valutazione delle offerte. E quindi la libertà sostanzialmente e l'ampia discrezionalità, che ovviamente non deve sconfinare in arbitrio, per la pubblica amministrazione di individuare i criteri in base ai quali far emergere quella che è definita appunto l'offerta economicamente più vantaggiosa. Arriviamo quindi al 2001, quando una importante comunicazione della Commissione introduce il principio secondo cui può e deve essere applicato un criterio di integrazione tra la materia degli appalti pubblici e quella più in generale di tutela dell'ambiente o quantomeno di considerazione della tematica ambientale. Quindi viene assunto come principio fondamentale a livello comunitario quello per cui la tematica ambientale non diviene più solamente accessoria e rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione, ma diviene un momento di valutazione pregnante e uno strumento che garantisce quella che è un altro obiettivo delle politiche comunitarie, cioè dello sviluppo sostenibile. A livello giurisprudenziale arriviamo a un'importante sentenza nell'anno successivo a questa comunicazione, nel 2002, che è la sentenza notissima di cui avete già sentito parlare nell'ambito di questo corso, della Concordia Bass Finland, che è la prima sentenza a livello comunitario che sovverte sostanzialmente la tendenza che si era radicata per oltre un ventennio, quasi 30 anni insomma, secondo la quale comunque, al di là della possibilità di valutare i profili di carattere ambientale, l'aspetto economico, e quindi l'aspetto legato al risparmio nello svolgimento della procedura, avrebbe dovuto in ogni caso avere carattere predominante. Ecco, questo principio secondo cui fondamentalmente la gara deve essere finalizzata ad individuare il miglior offerente inteso come colui che consente il maggior risparmio per la pubblica amministrazione, viene in qualche modo sovvertito da questa sentenza. Questa sentenza infatti riguarda un affidamento di un servizio di trasporto urbano mediante autobus all'interno che prevede sostanzialmente nel bando di gara una premialità per l'offerente che garantisca di effettuare questo servizio con degli autobus particolarmente performanti sotto il profilo ambientale, che quindi determinino un minor impatto sull'atmosfera. Ora, la particolarità di questa sentenza è appunto quella che viene ritenuta legittima da parte della Corte di Giustizia l'aggiudicazione a un contraente che aveva offerto un prezzo più alto, ma al contempo garantito una miglior performance sotto il profilo ambientale. Qui ho riportato alcuni passaggi della sentenza, appunto di questa importante sentenza della Corte di Giustizia, in cui viene illustrato secondo cui il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa non va interpretato unicamente per individuare l'offerta di natura meramente economica più vantaggiosa. La Corte di Giustizia infatti afferma che non si può escludere che i fattori che non siano meramente economici possano incidere sul valore dell'offerta, quindi è proprio il concetto pregnante dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che non è necessariamente l'offerta che comporta un maggior risparmio in termini di esborso materiale immediato, ma che può determinare in qualche modo un vantaggio complessivo per la collettività sotto vari profili.
Quindi la Corte di Giustizia ritiene che vi possa essere la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di avvalersi dei criteri relativi alla tutela dell'ambiente in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La scelta, tuttavia, può riguardare soltanto criteri volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Dato che un'offerta si inserisce necessariamente nell'oggetto dell'appalto, ne consegue che i criteri di attribuzione che possono essere considerati conformemente a detta disposizione devono essere anch'essi collegati all'oggetto dell'appalto. Ecco, qui abbiamo un'introduzione di un importante concetto su cui poi torneremo e che è anche ripreso oggi a livello positivo, l'anticipo dal nuovo codice dei contratti, che è appunto la nozione di collegamento dei criteri ambientali con l'oggetto dell'appalto, che poi vedremo più nel dettaglio in che cosa consiste. In sintesi, la Corte di Giustizia ritiene che si possa valutare un'offerta per caratteristiche di tipo ambientale. Questo possa far considerare all'amministrazione un'offerta migliore, ancorché non garantisca il miglior prezzo, ma il caveat e il limite che viene posto dalla Corte di Giustizia è che questi criteri di carattere ambientale possono e debbano necessariamente essere collegati all'oggetto dell'appalto. Prosegue la Corte di Giustizia e si preoccupa appunto di stabilire che il criterio non può e non deve costituire uno strumento di arbitrio. Quindi, necessariamente il criterio di valutazione ambientale è soggetto a tutte le regole nei generali che stabiliscono l'individuazione dei criteri di scelta di un contraente della pubblica amministrazione. Quindi, come ben sapete, la predeterminazione innanzitutto, la necessità poi di rispettare i principi di partità di trattamento, non discriminazione e ragionevolezza, che sono intimi e insiti nel diritto comunitario. E devono essere ovviamente estesi sostanzialmente a tutte gli offerenti, devono avere quindi un carattere oggettivo e non soggettivo, non devono dare luogo a delle discriminazioni, ma nel momento in cui appunto vengono individuati con queste caratteristiche possono portare a delle restrizioni della platea degli offerenti. Quindi quello che la Corte di Giustizia ci indica è che, come principio generale, se i criteri di valutazione delle caratteristiche ambientali rispettano i requisiti generali che sono previsti per tutti i criteri di individuazione delle offerte e hanno la natura di collegamento con l'oggetto dell'appalto, possono legittimamente produrre l'effetto di restringere la platea degli offerenti. Quindi abbiamo una sostanzialmente cernita dei potenziali appaltatori in base a criteri ambientali che restringe il campo dei potenziali contraenti, ma non costituisce violazione del principio di non discriminazione a livello comunitario. Qui appunto è il passaggio della Corte che dice: il fatto che uno dei criteri adottati dall'amministrazione aggiudicatrice per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa possa essere soddisfatto soltanto da un piccolo numero di imprese non è di per sé tale da costituire una violazione del principio di parità di trattamento. Quindi la riduzione della platea degli offerenti è accettata dalla Corte di Giustizia se ciò è funzionale a garantire un appaltatore che preveda, diciamo, delle caratteristiche di ecocompatibilità maggiori rispetto a quelle degli altri offerenti. Dopo la sentenza che abbiamo citato, si è sviluppata sempre a livello comunitario un'altra serie di giurisprudenze che hanno in qualche modo seguito il solco di questa prima indicazione della Corte di Giustizia e che hanno anche affermato il principio per cui non solo è consentito alla pubblica amministrazione individuare dei criteri premiali sotto il profilo della ecocompatibilità, ma anche di attribuire ad essi una ponderazione, quindi nell'ambito della individuazione dei pesi da attribuire ai singoli criteri per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi una ponderazione maggiore
rispetto a quella legata all'elemento prezzo, più che altro l'elemento economico. Quindi queste sentenze, ad esempio, si riferivano appunto a un caso in cui il criterio ecologico aveva un peso maggiore rispetto a quello dell'elemento prezzo e nonostante questo è stato ritenuto appunto compatibile con la con l'ordinamento comunitario. Dal punto di vista positivo dobbiamo arrivare al 2004 perché le direttive si preoccupino in maniera appunto di normazione positiva della materia e introducano sulla scorta di questa giurisprudenza che si era formata negli anni 2000 un principio di cui danno atto proprio che è di natura giurisprudenziale, perché nel considerando proprio viene evidenziato che questi risultati sostanzialmente si basano sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui appunto le amministrazioni aggiudicatrici possono soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri ancora una volta siano collegati all'oggetto dell'appalto. In ogni caso, le direttive stabiliscono e recuperano sostanzialmente la necessità di garantire in ogni caso un equilibrio tra quello che è il profilo di tutela ambientale, quindi la volontà di dare ingresso alle tematiche ambientali nella contrattazione pubblica, con l'equilibrio con l'obiettivo fondamentale di carattere economico che la pubblica amministrazione deve perseguire quando effettua una commessa. Ecco, in questa direttiva bene si in qualche modo evidenziano le diverse anime che possono essere sottese a una procedura di evidenza pubblica, che ha al suo interno una serie di finalità tra di esse confliggenti, in alcuni casi che sono tra di loro concorrenti e possono sempre essere perseguite dalla pubblica amministrazione. Intendo dire che, come ben sapete ormai, diciamo, dopo tutti questi incontri, la funzione originaria delle selezioni concorsuali, delle gare d'appalto dette in senso atecnico, era fondamentalmente quella di garantire un risparmio alla pubblica amministrazione secondo la logica della concorrenza, quindi facendo emergere attraverso il confronto concorrenziale il prezzo più basso. Questa è la funzione con le quali le procedure di evidenza pubblica sono nate. E ad esse era a parimenti collegata una funzione ovviamente di controllo dell'operato della pubblica amministrazione, come tutti i procedimenti amministrativi ovviamente prevedono. Nel tempo però sono state affiancate una serie di esigenze che sono complementari a quella della minor spendita di denaro pubblico, che vanno nell'ottica dell'efficienza della spesa del denaro e quindi dell'efficienza dell'esercizio della funzione amministrativa, e anche nella prospettiva e nell'obiettivo di raggiungere finalità che possono essere non immediatamente connesse con quelle che sono oggetto della commessa d'appalto, come ad esempio appunto la volontà di perseguire e di rendere attuale una maggior tutela, una miglior tutela dell'ambiente, anche non direttamente e immediatamente connessa alla singola, al singolo contratto di appalto. Ecco, le direttive del 2004 pongono tuttavia l'accento sul punto che va bene in qualche modo introdurre ulteriori elementi connessi e complementari alle finalità proprie della gara d'appalto, ma ricordando che comunque l'elemento economico, anche se in alcuni casi non necessariamente prevalente, deve essere sempre tenuto in considerazione. Non ci si può in altri termini discostare in senso assoluto da una valutazione comunque economica della commessa. La tematica ambientale può e deve essere considerata se connessa a un vantaggio di quella singola offerta. Quindi sostanzialmente non è possibile effettuare delle valutazioni di carattere ambientale nell'ambito di una procedura di selezione di un contraente pubblico che
astraggano rispetto alla valutazione concreta di quella singola commessa. Vedremo poi nel dettaglio cosa vuol dire questa valutazione, diciamo, astratta, per così dire, che introduce una serie di tematiche ambientali che non hanno direttamente a che vedere con l'oggetto del contratto. In sintesi, quindi, è possibile con la stipula di contratti di appalto perseguire anche finalità diverse da quelle che sono oggetto del singolo contratto, quindi finalità di interesse pubblico, per così dire, indirette, come la tutela dell'ambiente o come le tematiche sociali, ma le valutazioni che possono essere fatte per raggiungere questi obiettivi non possono prescindere dalla singola commessa. Ci deve essere una connessione, un collegamento costante. Quindi criteri e elementi di valutazione che, pur perseguendo finalità ambientali, non abbiano un'attinenza diretta con l'oggetto del contratto devono tendenzialmente ritenersi illegittimi. C'è un elemento quindi di bilanciamento che la Corte di Giustizia e il diritto comunitario e oggi il diritto nazionale impongono, che è dato appunto dalla possibilità di valutare queste tematiche, ma sempre ricordando che stiamo parlando di appalti pubblici e non di norme o di azioni finalizzate esclusivamente alla tutela dell'ambiente. Ci deve essere necessariamente questo equilibrio. Successivamente alle direttive del 2004 abbiamo una serie di atti sempre a livello comunitario che danno sempre più rilevanza a questa tematica. Poi potete appunto controllarli, andarli a vedere se vi interessano, consultando queste slide che lascerò a disposizione, ma in linea generale viene introdotto il principio secondo cui la stipula dei contratti di appalto può costituire, con quella limitazione di cui abbiamo detto prima e su cui torneremo, uno strumento integrato di tutela dell'ambiente. Quindi, grazie alla stipula dei contratti nella loro scala complessiva, a livello nazionale, comunitario, considerando la pubblica amministrazione come un sistema, diciamo, unico, possono in qualche modo dare una spinta per il raggiungimento di finalità che comportano il miglioramento della qualità ambientale generale. Per questa ragione vengono individuate, e il diritto comunitario spinge sostanzialmente per l'identificazione di una serie di strumenti omogenei e comuni a tutte le pubbliche amministrazioni da osservare nella stipula dei contratti di appalto. Quindi abbiamo la definizione dei criteri comuni a livello comunitario per quelli che vengono appunto chiamati Green Public Procurement, oppure l'individuazione di una strategia complessiva e comune a livello comunitario per individuare una serie di elementi minimi di valutazione che portino tutte le pubbliche amministrazioni ad interessarsi appunto della tematica ambientale. Quello che poi ovviamente dà attuazione all'interno del diritto sia comunitario che nazionale con la normativa in materia dei criteri ambientali minimi che probabilmente molti di voi conosceranno e che cercheremo di analizzare in coda a questa illustrazione. In tale prospettiva è importante e rilevante il Libro Verde degli appalti del 2011 e che è quello proprio per cui grazie al quale vengono stabiliti due principi di importanza abbastanza significativa e sono fondamentalmente il principio secondo cui l'introduzione di regole minime comuni a tutte le stazioni appaltanti che tengano in considerazione e privilegino le caratteristiche di ecoefficienza e di ecocompatibilità può costituire uno strumento che migliori nel lungo periodo l'efficienza della spesa pubblica, intesa come garanzia di un minor impatto
delle attività umane sull'ambiente. Quindi l'introduzione della valorizzazione dei criteri ambientali consente sostanzialmente di introdurre una leva a livello di incentivo determinato dalla possibilità di aggiudicarsi la commessa a quelle condizioni, che ha come effetto indiretto quello di migliorare a livello generale la ecocompatibilità degli appaltatori che contrattano in maniera ordinaria con la pubblica amministrazione. E quindi sostanzialmente, ancorché qui viene indicato abbastanza chiaramente, vi sia un'attenzione all'elemento economico, all'elemento prezzo, vi è uno spostamento del focus da quella che è la valutazione sulla singola commessa immediata, il prezzo inteso come sborso economico immediato della pubblica amministrazione, a una visione di più lungo periodo su un'efficienza e un'efficienza della spesa e un costo sia per la pubblica amministrazione che per la collettività, che va valutato nel medio-lungo periodo. In altri termini, è preferibile operare delle, quindi è possibile individuare come criterio preferenziale una spesa maggiore nell'immediato, ove sia garantito e sia dimostrato che nel medio periodo questa spesa maggiore determini dei minori costi per la pubblica amministrazione o per la collettività, intesi come introduzione del concetto del costo del ciclo della vita del prodotto. Quindi ad esempio la pubblica amministrazione acquista dei beni che hanno delle performance energetiche o di manutenzioni migliori, e quindi pur pagandoli di più nell'immediato, nel medio-lungo periodo ottiene sicuramente un risparmio rispetto a un'offerta che avrebbe caratteristiche diverse, cioè ad esempio la minor spesa immediata ma un costo di ciclo della vita superiore. Oppure una efficienza della spesa e un miglioramento della spesa inteso come minor impatto sulle matrici ambientali da parte del produttore, e quindi nel medio-lungo periodo una produzione di esternalità negative che paga la collettività nel suo complesso inferiore rispetto a quello di altri appaltatori. Viene anche introdotta un concetto importante, che poi vedremo essere ripreso oggi espressamente dal nostro codice, secondo cui la possibilità di introdurre criteri ambientali non solo come condizioni di ammissione alle procedure di evidenza pubblica o di valutazione delle offerte, ma soprattutto come condizioni di esecuzione della commessa, costituisce un elemento che da una parte previene la discriminazione e la restrizione del mercato all'ingresso, ma dall'altra potrebbe consentire alle aziende di presentare offerte che vanno oltre i criteri minimi che sono stati immaginati dalla pubblica amministrazione, e quindi incentivare ancora una volta il miglioramento sotto il profilo dell'ecocompatibilità. A questo punto si inserisce un dibattito secondo cui la nozione di collegamento, che poi vedremo più nel dettaglio, lo vedremo successivamente, così che facciamo un punto su quello che è lo stato attuale della nozione di collegamento, dicevo, si introduce un dibattito secondo cui, proprio per questi aspetti virtuosi che potrebbero essere collegati a delle commesse che valutano positivamente profili di carattere ambientale, dovrebbe determinare sostanzialmente un ampliamento della nozione di collegamento tra le caratteristiche ambientali e l'oggetto del contratto. Questo per incentivare ed ampliare appunto questo meccanismo di produzione di effetti positivi indiretti legati alla tutela dell'ambiente. Sul punto però il diritto comunitario e anche la Corte di Giustizia rappresentano la necessità di non estendere eccessivamente la nozione di contratto, di collegamento col contratto, al punto da rendere, come dicevo prima, una valutazione delle caratteristiche ambientali come un elemento astratto e disconnesso dalla singola contratto di appalto, perché questo
tipo di valutazione potrebbe determinare sostanzialmente, da una parte, la discriminazione tra operatori che risiedono in paesi diversi a livello comunitario. Viene fatto un esempio abbastanza semplice. Immaginiamo che diciamo, in una determinata procedura per l'individuazione di un contraente venga chiesto che la fornitura di energia elettrica necessaria per l'adempimento del contratto provenga in misura totale o maggioritaria da fonti rinnovabili, ad esempio da energia di carattere fotovoltaico. Ora, se questo tipo di criterio non è collegato a una specifica esigenza di quel contratto di appalto, ma diventa un criterio di carattere generale di ammissione o di valutazione minima delle offerte, al di sotto del quale non è possibile nemmeno presentare l'offerta o accedere alla competizione concorsuale, è evidente che, se estendiamo questo criterio a livello comunitario, risulteranno avvantaggiati gli operatori economici che risiedono in paesi in cui l'esposizione solare e la, diciamo, la fonte energetica solare e quindi la fonte derivante da energia, l'energia elettrica derivante da fonte solare è più facilmente accessibile rispetto a paesi che per una collocazione geografica hanno una sorte differente, quindi una possibilità diversa di accedere a questa fonte energetica. La Corte di Giustizia quindi dice che sostanzialmente si deve prestare attenzione a non introdurre un criterio che valga in generale per l'accesso al mercato delle commesse pubbliche, ma questo tipo di restrizione tra gli operatori economici può essere accettata solo se strettamente necessaria e collegata al singolo contratto di appalto. D'altra parte, è anche interesse della sempre del diritto comunitario, e il nostro codice lo prevede espressamente, quello di garantire l'accesso alle commesse pubbliche delle piccole e medie imprese. Oggi abbiamo il principio, ad esempio, di suddivisione dei lotti all'interno del nostro codice dei contratti, che è una previsione che anche mutua un criterio a livello comunitario e che è proprio volto ad evitare che siano poste delle barriere all'ingresso delle aggiudicazioni delle commesse pubbliche per le piccole e medie imprese che consistono sostanzialmente nella dover affrontare dei costi iniziali per l'accesso a questo tipo di mercati che non sono sostenibili da delle organizzazioni imprenditoriali di dimensioni ridotte. In questa logica, evidentemente, porre dei criteri ambientali di carattere generale di uno standing elevato ha l'effetto di indiretto di consentire principalmente, diciamo, alle aziende con un'organizzazione medio-grande di poter accedere a questo tipo di commesse. Viceversa, potrebbe avere la controindicazione di lasciare escluse le piccole e medie imprese o gli operatori che si affacciano al mercato. Su questa scia di ragionamento abbiamo le direttive del 2014 che ci portano sostanzialmente a dover sempre tenere in considerazione che i criteri ambientali possono essere introdotti con mantenimento di un criterio di collegamento con l'appalto. Viene ribadita la importanza del costo del ciclo della vita, e questo criterio di cui parlavo precedentemente viene tradotto nel principio secondo cui i criteri ambientali possono essere uno strumento di valutazione a condizione che non sconfinino nel criterio o condizione che riguardi la politica aziendale generale. Cioè, il criterio ambientale non deve essere strumento di valutazione dell'organizzazione generale dell'appaltatore che accede a quella commessa, ma può essere unicamente strumento di valutazione delle modalità con cui l'appaltatore esegue quel contratto. Vedremo poi degli esempi più specifici.
Ecco, la normativa nazionale, adesso senza andare nel dettaglio delle singole disposizioni, è il codice dei contratti, ho ricapitolato qui le principali previsioni, secondo cui appunto nell'articolo 4 abbiamo tra i principi che possono essere osservati, anzi devono essere osservati nell'aggiudicazione dei contratti, vi è quella della tutela ambientale ed efficienza energetica. L'articolo 30 esplicita il principio secondo cui l'economicità può essere subordinata ad esigenze di tutela dell'ambiente e della salute, alle condizioni ovviamente che sono previste dal codice e con tutti i criteri che abbiamo detto, che sono sostanzialmente la traduzione e sostanzializzazione in diritto positivo del dibattito comunitario che si è sviluppato nel tempo. Queste sono sempre le diciamo tutti gli articoli che in qualche modo richiamano i criteri ambientali, ma che si basano sempre sui medesimi principi. Adesso non andiamo a esaminarli nel dettaglio. Quindi sostanzialmente gli appalti verdi mirano a conseguire una serie di obiettivi e si pongono nell'ambito del diritto comunitario nazionale con la necessità di dover valorizzare degli elementi di carattere trasversale che il diritto comunitario ritiene fondamentali. Prima di tutto abbiamo la necessità di operare secondo quello che è un criterio fondamentale delle politiche di tutela dell'ambiente, che è il principio di integrazione delle misure che attengono alla tutela dell'ambiente. La tutela dell'ambiente funziona nella misura se ed in quanto vi sia un'integrazione tra tutti gli ambiti dell'ordinamento e tra tutti gli strumenti che possono essere individuati sia per una tutela diretta che per una tutela indiretta, appunto, della matrice ambientale. La seconda elemento fondamentale è quello per cui si crede e si ritiene che attraverso la valorizzazione delle tematiche ambientali all'interno dei contratti di appalto sia possibile ottenere in senso complessivo un minore impatto ambientale attraverso la logica dell'incentivo e non quella della sanzione. Cioè, in altri termini, consentendo a coloro che sono ambientalmente più virtuosi di aggiudicarsi il contratto di appalto, si produce un effetto indiretto sulla classe imprenditoriale che dovrebbe incentivare la modificazione dei processi produttivi in modo tale da renderli più ecocompatibili, con una logica che, secondo quella appunto le logiche dell'incentivo, in base alle teorie economiche dovrebbe essere più efficiente rispetto a quella della mera individuazione di limiti e sanzioni. Questo naturalmente è possibile perché le quantità di denaro e il peso delle commesse pubbliche a livello del mercato comunitario, ma direi mondiale, hanno una rilevanza assolutamente preponderante rispetto alle transazioni generali. L'attribuzione dell'importanza al costo del ciclo della vita, come dicevo, è un altro elemento che deve essere assolutamente considerato nell'ambito degli appalti pubblici sotto un duplice profilo. Il primo è quello di garantire una minor spesa nel lungo periodo alla stazione appaltante e il secondo è quello di verificare che il ciclo della vita del prodotto determini un'impronta inferiore sulle matrici ambientali nel medio-lungo periodo, quindi abbia un impatto ambientale inferiore. Dove sta il risparmio in questo caso? Il risparmio sta nel minor costo che graverà sulla collettività, che non derivante appunto dalla mancata consumazione di matrici ambientali che invece un prodotto meno performante sotto il profilo ambientale dovrebbe determinare. Quindi sostanzialmente, se un prodotto nel medio periodo garantisce un minor impatto ambientale,
comporta una riduzione dei costi che dovrebbero essere sopportati dalla collettività per eliminare quegli effetti negativi che si produrrebbero sull'ambiente con un prodotto meno performante. Quindi il costo del ciclo della vita comporta questi due tipi di vantaggi sotto il profilo del risparmio, uno diretto per la pubblica amministrazione e uno sotto il profilo invece della valutazione più generale degli impatti sulla collettività. E l'altro tema è quello più generale, legato sempre alla tutela dell'ambiente, cioè quello dello sviluppo sostenibile, che è un criterio generalissimo del diritto comunitario e più in generale della tutela dell'ambiente, che prevede sostanzialmente la necessità di garantire alle generazioni future la possibilità di avvalersi delle stesse quantità di beni di carattere ambientale di cui dispongono le generazioni precedenti, e quindi limitarne il consumo da una parte o prevedere degli incentivi alla loro ricostituzione. Questi obiettivi possono essere raggiunti appunto con l'introduzione di criteri di carattere preventivo, ammissibilità e valutazione delle offerte, ma come vi dicevo anche e soprattutto in fase esecutiva, che determinano in altre parole la possibilità di avere un confronto concorrenziale sulle migliori tecniche applicabili alla singola commessa da parte delle imprese. Naturalmente devono sempre però essere rispettati tutti i principi generali che attengono alla valutazione dei concorrenti in una gara d'appalto. Ecco, il tema di cui trattavamo circa il fatto che la valorizzazione delle tematiche ambientali non necessariamente determina una minor spesa è stato oggetto di una recente sentenza del TAR Lombardia, che ha analizzato una gara che aveva ad oggetto sostanzialmente una tratta autostradale, la realizzazione di una tratta autostradale. Nella gara, che era stata predisposta dall'amministrazione, veniva dato un peso assolutamente rilevante alla mitigazione degli impatti correlati alla cantierizzazione dell'intervento, un peso che era superiore rispetto alla durata dei lavori e anche al profilo economico. In altri termini, la controversia è nata perché la pubblica amministrazione ha aggiudicato questo contratto a un offerente che aveva garantito una cantierizzazione con impatto minimo, ma rispetto al secondo classificato comportava un costo significativamente superiore, si parla di milioni di euro, e tempi di realizzazione più lunghi. La stazione appaltante ha preferito l'offerta che garantiva quindi un prezzo più alto, tempi più lunghi, ma impatti di cantierizzazione più mitigati. Il TAR ha ritenuto che, in applicazione appunto delle logiche di carattere comunitario, dei principi che abbiamo illustrato in precedenza, il principio di economicità non si sostanzia nella mera massimizzazione del risparmio di spesa, cioè economico non è ciò che costa di meno necessariamente, ma esprime l'esigenza che la stazione appaltante definisca i criteri di aggiudicazione e il relativo peso in modo da garantire il raggiungimento delle finalità perseguite con il minor onere economico. Sicché, proprio in sede di applicazione di tale criterio, occorre tenere conto della natura e della dimensione delle opere da realizzare e della loro incidenza sulla realtà sociale ed economica della realtà dell'area di intervento. Quindi, l'economicità va valutata in relazione agli obiettivi che la pubblica amministrazione deve conseguire, obiettivi naturalmente di interesse pubblico che devono tenere conto in modo ragionevole delle condizioni concrete del contesto di riferimento. In questo caso è stato ritenuto che il privilegio dato alla mitigazione degli effetti di cantierizzazione, quindi sostanzialmente
il minor impatto durante lo svolgimento dei lavori sull'ambiente, ma anche sul contesto sociale, quindi la minimizzazione dei disagi per la collettività, fosse un bene assolutamente da tutelare e che questa valutazione potesse avere un rilievo prioritario rispetto al profilo meramente di costo. Quindi il TAR con questa sentenza ricorda che la ricostruzione del principio di economicità evidenzia la proporzionalità del punteggio massimo attribuibile all'elemento in esame, anche se rapportato al punteggio conseguibile per l'offerta economica, perché non si tratta di minimizzare i costi in valore assoluto, cioè spendere di meno, ma di far sì che le risorse disponibili siano impiegate in modo efficiente, minimizzando le spese nel rispetto dell'obiettivo da realizzare, che nel caso di specie non è solo la costruzione dell'opera, ma la sua esecuzione mediante il minor impatto possibile sulla popolazione, sul territorio e sulle attività produttive. Quindi una valorizzazione di una serie di costi indiretti, non apparenti, che tuttavia devono essere considerati nella valutazione economica complessiva dell'intervento. Veniamo quindi a definire quello che può essere quindi il concetto di collegamento dell'appalto, secondo quello che abbiamo detto, ci ha illustrato la Corte di Giustizia e la giurisprudenza e le direttive comunitarie. La nozione di collegamento con l'oggetto dell'appalto si sostanzia fondamentalmente in due tipi di caratteristiche. Uno può essere, si ritiene collegato con l'oggetto dell'appalto quel criterio che riguarda una componente essenziale della prestazione dedotta nel contratto, oggetto del contratto. Quindi deve essere una valutazione di ecocompatibilità di una componente essenziale dell'oggetto, oppure di un elemento accessorio dell'oggetto, ad esempio le condizioni di esecuzione del contratto, ma che incidono direttamente sull'oggetto stesso. Il richiamo in questo senso è al procedimento di produzione o di esecuzione della commessa. Il distinguo può essere fatto con degli esempi che ad esempio riguardano, come spesso avviene, il processo ad esempio di realizzazione della carta riciclata. Ora, le caratteristiche di ecocompatibilità del processo di sbiancamento della carta costituiscono una componente essenziale dell'oggetto del contratto o un elemento che comunque è direttamente collegato perché necessario per creare l'oggetto dedotto nella commessa. Viceversa, bisognerà interrogarsi se è collegato o meno all'oggetto del contratto la richiesta, per esempio, che la fornitura di un mobile derivi da l'utilizzo di alberi che sono, diciamo, garantiti mediante colture sostenibili, che quindi sono soggetti a riforestazione e ripiantumazione degli alberi tagliati. Ecco, in questo caso è sicuramente un criterio di carattere ambientale, ma non abbiamo necessariamente una diretta correlazione con il contenuto dell'oggetto contrattuale, perché mentre la carta riciclata deve essere sbiancata necessariamente, quindi è una procedura indispensabile per la realizzazione di quell'oggetto, il mobile può essere indifferentemente realizzato con la medesima qualità, sia che provenga da una coltura sostenibile, sia che provenga da un processo produttivo che determini la deforestazione. Ecco, è sempre una caratteristica ambientale, ma in questo secondo caso è dubbio che possa avere un collegamento diretto con l'oggetto dell'appalto. Un esempio più semplice, tornando alle sentenze che appunto hanno originato il dibattito, era quello per cui la Corte di Giustizia aveva escluso che vi fosse una connessione, quindi un collegamento con l'oggetto del contratto,
quando la stazione appaltante chiedeva che l'appaltatore garantisse una fornitura di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, non solo per le esigenze della stazione appaltante stessa, cioè non solo per quanto era richiesto nell'oggetto del contratto, ma in generale secondo la propria organizzazione aziendale per tutti i propri fornitori. Ecco, questo tipo di richiesta è stato ritenuto eccessivo ed esulante rispetto al criterio di connessione con l'oggetto ed incidente sull'organizzazione generale dell'azienda e quindi non consentito a livello comunitario. Qui abbiamo altri esempi che riguardano il metodo di produzione e che anche in questo caso sono stati ritenuti invece coerenti col concetto di collegamento perché direttamente connessi alle caratteristiche intrinseche dell'oggetto dedotto nel contratto. Sul punto, collegati sempre al concetto di collegamento e di economicità, è intervenuta l'ANAC già nel 2011, ma poi con anche le linee guida più recenti nel 2016, secondo cui appunto vengono ribaditi dei principi che sono anche fatti indicati espressamente nell'ambito del codice dei contratti, secondo cui i criteri ambientali appunto possono venire in rilievo se espressamente consentiti dalle norme vigenti, se hanno un criterio di collegamento e se su questo punto l'ANAC è molto attenta. E oggi abbiamo un'espressa anche previsione nell'ambito del codice che riguarda questo profilo, se i criteri ambientali consentono, quali che essi siano, di valorizzare la migliore offerta presentata. Quindi non una valutazione astratta dell'ecocompatibilità o della ecoefficienza dell'appaltatore, una propensione quindi del soggetto a rispettare le regole ambientali o più in generale a valorizzare i profili di tutela dell'ambiente, ma criteri che devono sempre essere strumentali a valorizzare la migliore offerta che ha al suo interno anche la componente di carattere ambientale. Questa è la determinazione. Ecco, nel codice dei contratti abbiamo l'articolo 95,11 che stabilisce proprio il concetto di connessione e ci dice che i criteri di aggiudicazione sono considerati connessi, e quindi o collegati, insomma il concetto di collegamento, all'oggetto dell'appalto, ove riguardino lavori, forniture e servizi da fornire nell'ambito di tale appalto, sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo della vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, forniture o scambio di questi lavori, forniture o in un processo specifico per una fase successiva al loro ciclo della vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. Quindi una nozione ampia del concetto di collegamento che comunque va tenuta, cioè va letta e va interpretata alla luce del dibattito comunitario che l'ha generata, che comunque in ogni caso sia a livello di giurisprudenza che a livello di direttive comunitarie richiede un'attenzione alla correlazione tra la tematica ambientale e la valutazione dell'offerta. Quindi un criterio di connessione ampio, ma che non può comunque in ogni caso prescindere dalla valutazione dell'oggetto del contratto. In altri termini, non possono essere inserite nel bando di gara delle clausole che vietino la partecipazione a soggetti non in possesso di certe caratteristiche ambientali o valorizzino il possesso nella valutazione delle offerte di certe caratteristiche ambientali che non sono richieste o sono irrilevanti per la singola commessa che viene in quel momento in evidenza. Questo abbiamo le linee guida 1 dell'ANAC che si occupano appunto del criterio di connessione, ma non dicono granché rispetto a quello che già il codice ha espresso. Naturalmente nel codice abbiamo anche quelli che sono i criteri esemplificativi che possono essere tenuti in considerazione per valutare i profili di carattere ambientale. E
un esempio di quello che potrebbe essere un'errata indicazione di una caratteristica ambientale per la, per la valutazione appunto di una caratteristica ambientale in relazione alla, all'oggetto del contratto ci è data da questa sentenza, che è una delle tante, ma insomma è un esempio che potrebbe essere rilevante, del TAR Liguria, che riguarda appunto un contratto di noleggio a lungo termine di autoveicoli da parte di un'amministrazione. Ora la la stazione appaltante nel caso di specie aveva chiesto come criterio di ammissibilità il possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNIEN ISO 14.07. Ora questa certificazione riguarda sostanzialmente una modalità di certificazione e di determinazione certa dell'impronta di carbonio, quindi della carbon footprint, dell'attività imprenditoriale di quel soggetto. Quindi la stazione appaltante nella specie aveva chiesto che tutti i concorrenti fossero in possesso di questa certificazione, che non è una certificazione del rispetto di una determinata emissione di carbonio o di un certo tipo di ecocompatibilità dell'attività imprenditoriale svolta dai concorrenti, ma è semplicemente una certificazione che garantisce che l'impronta di carbonio e quindi le emissioni che sono sostanzialmente effettuate dall'appaltatore sono valutate, sono quantificate con un meccanismo certo. Quindi è una certificazione che non dà alcuna informazione circa la quantità di emissioni, ma che garantisce che le emissioni dichiarate sono state accertate con un procedimento codificato e oggetto di certificazione. Ora, in questo caso, un soggetto che era privo di questa certificazione ha impugnato il bando, ritenendolo illegittimo nella parte in cui subordinava l'ammissione dei contraenti al possesso di questa certificazione, e il TAR ha ritenuto che, in effetti, la mancanza di questa certificazione, o meglio, la richiesta piena di inammissibilità di questa certificazione fosse illegittima, perché la commessa, in generale il contratto e quindi tutte le altre regole di gara non chiedevano né come elemento di ammissione né come di valutazione o come requisito premiale in sede di esecuzione un certo livello massimo di emissioni di carbonio. Quindi si trattava sostanzialmente di una certificazione irrilevante e non collegata all'oggetto del contratto, che atteneva unicamente a una policy aziendale che sconfinava ovviamente nelle caratteristiche di organizzazione generale del singolo imprenditore. In questo caso quindi è stato ritenuto che non potesse essere chiesta questa certificazione come condizione di ammissione alla gara, perché proprio non rilevante ai fini della valutazione dell'offerta, ma rilevante solo ai fini della policy interna del singolo appaltatore, che non può essere fatta in sede di gara sostanzialmente, per quello che abbiamo detto. Ora, senza dilungarci qui, è sempre fatto un, direi che visto il tempo possiamo andare oltre il costo del ciclo vita, per invece soffermarci su un tema che è importante e che la giurisprudenza ritiene rilevante sulle tematiche ambientali che vengono in rilievo nelle gare d'appalto, e cioè quello per cui i criteri ambientali, come abbiamo detto, determinano di fatto una riduzione della dei potenziali appaltatori e quindi devono essere esaminati con estrema attenzione, con un criterio che tenda ad escludere quegli elementi
che riducono immotivatamente la platea dei potenziali offerenti. Naturalmente c'è tutto il criterio, tutti i criteri come sempre devono essere predeterminati, oggettivi, conoscibili, non discriminatori in senso assoluto, ma abbiamo una diciamo indicazione da parte della giurisprudenza circa la differenza che può fare l'individuazione di un criterio ambientale a livello di ammissione delle offerte e invece l'individuazione dello stesso criterio come valorizzazione dell'offerta in sede, come elemento premiale dell'offerta se collegato alla fase esecutiva. Cioè sostanzialmente abbiamo un privilegio da parte della giurisprudenza, è un'indicazione di privilegiare i criteri ambientali come strumenti di valutazione delle offerte e quindi di premio eventualmente al miglior offerente, ma è una diciamo posizione negativa nei confronti di quei criteri che invece vengono introdotti come condizione di ammissione alla presentazione delle offerte. Qui abbiamo un'altra sentenza, anche questa recente, che riguarda sempre il tema delle certificazioni. Questo era un bando, va bene, sul servizio di igiene urbana, ma prevedeva a pena di esclusione una serie di certificazioni di qualità aziendale. Il problema è che questo bando prevedeva tutte e tre queste certificazioni, il possesso di tutte e tre queste certificazioni a pena di inammissibilità e oltre a queste il possesso di questa registrazione EMAS, che sostanzialmente costituisce un elemento di certificazione del requisito di gestione ambientale che l'azienda possiede. Un soggetto partecipante alla gara privo di quest'ultima certificazione ha impugnato l'aggiudicazione al primo classificato che invece le aveva tutti e quattro, lamentando sostanzialmente che questa previsione costituiva un'immotivata restrizione dell'accesso alle commesse pubbliche da parte della stazione appaltante. E il TAR ha in effetti condiviso questa impostazione, assumendo sostanzialmente che la certificazione EMAS in questo caso era attinente all'oggetto del contratto, quindi sussisteva il requisito del collegamento, a differenza del caso in cui abbiamo visto prima, perché era utile per valutare la ecocompatibilità dell'appaltatore e le performance ambientali dell'appaltatore rispetto all'oggetto del contratto. Tuttavia, le altre certificazioni chieste avevano un livello e un valore equipollente rispetto a quest'ultima. Quindi era, diciamo, secondo il TAR, è stato irragionevole da parte della stazione appaltante richiedere tutte e quattro le certificazioni come condizione di ammissione alla gara d'appalto. Viceversa, il TAR ci dice che la stazione appaltante avrebbe però tuttavia potuto, in quanto manifestazione del potere discrezionale, richiedere il possesso congiunto delle certificazioni per giustificare un eventuale maggior punteggio per la concorrente in possesso di entrambi i requisiti. Quindi questa sentenza ci dice il collegamento esiste ma non è sufficiente. La nozione di collegamento deve essere in ogni caso sempre coordinata con quella di ragionevolezza dell'azione amministrativa, che è propria di tutti gli atti della pubblica amministrazione. Quindi in questo caso, connessa al principio di proporzionalità, imponeva di non chiedere dei requisiti di ammissione ultronei rispetto a quelli necessari per consentire appunto una valutazione minima della potenziale contraente con la pubblica amministrazione. Viceversa, lo stesso requisito avrebbe potuto essere, una volta superata la fase di ammissione, essere introdotto come elemento premiale in capo al soggetto che ne aveva più di una certificazione, perché sicuramente è un elemento di maggior di valutazione più favorevole.
Quindi questo è quello, il principio che dicevo prima, in cui la giurisprudenza nazionale si sostanzialmente divide ancora ad oggi, ma con una prevalenza circa il fatto che se si deve sostanzialmente effettuare una scelta, è meglio privilegiare l'introduzione di criteri ambientali nella valutazione dell'offerta dopo l'ammissione e limitare i requisiti di ammissione a quelli che la legge esclusivamente prevede o ai requisiti minimi sono individuati appunto dai criteri ambientali minimi laddove previsti, o in generale comunque ridurre al minimo le valutazioni ambientali in sede di ammissione per poi spostarle alla fase di valutazione delle offerte e di aggiudicazione. Questa è una sentenza che, va bene, non stiamo a vedere, se vorrete andare a leggerla, sostanzialmente dà applicazione a questo principio e ritiene appunto che una doppia certificazione in sé, chiesta come requisito di esecuzione o comunque di valutazione dell'offerta, fosse legittima la richiesta di questo tipo. E concludiamo con la individuazione a livello di, sempre nell'ambito di questo ragionamento, che il diritto comunitario porta ad introdurre nella valutazione delle tematiche ambientali nelle gare d'appalto, con l'esame appunto di quelli che sono i criteri ambientali minimi che oggi l'ordinamento prevede, cioè una serie di elementi che sono stabiliti a livello normativo, che trasversalmente le pubbliche amministrazioni devono considerare in relazione a delle commesse, a delle specifiche commesse che vanno a porre sul mercato. Le fonti sono quelle qui indicate e l'obbligo di rispettare i criteri ambientali minimi è stabilito dall'articolo 34 e dall'articolo 36 del codice, e confermato anche dalle linee guida 2 dell'ANAC. Anche in questo caso ANAC tende a sottolineare che l'introduzione di criteri premiali rispetto all'applicazione dei criteri ambientali minimi da parte delle stazioni appaltanti è consentita se e solo se concerne profili che consentono, dice l'ANAC, di apprezzare meglio il contenuto e affidabilità dell'offerta valorizzando quelle meritevoli. Anche in questo caso quindi un focus sull'oggetto della commessa e non un criterio premiale che sia scollegato dal singolo contratto. L'articolo 34 ribadisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nel bando almeno delle specifiche tecniche delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi. E i criteri ambientali minimi, cioè, o meglio i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi abbiamo una previsione in capo alle stazioni appaltanti di un obbligo di rispetto dei criteri ambientali minimi nella predisposizione dei bandi di gara, e quindi una valorizzazione, per così dire, indotta, necessaria a livello minimo delle tematiche ambientali. Anche in questo caso però il criterio ambientale minimo, che costituisce una forma di previsione a livello normativo che le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di dover osservare, non costituisce un principio intangibile assoluto, nel senso che è da rispettare, ma sempre osservando ancora una volta il criterio di ragionevolezza e di valutazione del singolo caso concreto. Questa sentenza del Tarcagliari, piuttosto recente, riguarda un caso abbastanza significativo, cioè si tratta di un appalto per la fornitura del cibo a dei detenuti di un carcere. Esiste una normativa a livello nazionale specifica che stabilisce sostanzialmente quali devono essere le caratteristiche dei pasti che devono essere garantiti ai detenuti in un carcere, e
coloro, le amministrazioni, quando diciamo bandiscono delle gare per questo tipo di fornitura, sono tenute a rispettare le cosiddette tabelle vittuarie che sono appunto stabilite a livello ministeriale. In questo caso specifico però la stazione appaltante aveva ritenuto di dover introdurre tra i criteri di valutazione e quindi chiedere come specifica tecnica nella formulazione dell'offerta anche le caratteristiche richieste per i pasti dei detenuti da dei criteri ambientali minimi che impongono, in questo caso sono quelli imposti dal DM del 2011, uno specifico decreto ministeriale, che impongono sostanzialmente di introdurre, oltre alle tabelle vittuarie di cui abbiamo detto, anche una serie di componenti minime di prodotti che siano biologici o legati a una filiera controllata, a una filiera di estensione ridotta. Quindi abbiamo una norma che prevede l'articolazione dei pasti così come deve essere garantita in base alla finalità che devono essere conseguite nell'ambito del carcere, e poi l'intervento su questa materia di un criterio ambientale minimo che stabilisce che la fornitura deve garantire un tot, una quantità minima di pasti che siano garantiti con prodotti biologici o da filiera controllata. La stazione appaltante ha ritenuto che questa previsione avesse carattere prevalente proprio perché abbiamo l'obbligo, abbiamo richiamato nell'articolo 30, ma più in generale anche nell'articolo 34 e 36, di rispettare i criteri ambientali minimi nella stesura del bando di gara, e quindi ha richiesto agli appaltatori di presentare un'offerta che presentasse queste caratteristiche, quindi rispetto delle tabelle e rispetto anche del criterio ambientale minimo. Anche in questo caso il secondo classificato, che aveva presentato un'offerta rispettando le tabelle ministeriali ma non il criterio ambientale minimo, ha proposto ricorso nei confronti dell'aggiudicazione da parte della pubblica amministrazione, e in questo caso il TAR ha ritenuto che il ricorso fosse fondato e che quindi l'indicazione dell'obbligo di rispetto del criterio ambientale minimo fosse illegittima. Perché? Non tanto perché l'obbligo non sussista, ma perché, come sempre, l'applicazione della disposizione normativa va rapportata al caso di specie e deve essere coerente e coordinata con tutti gli elementi di fatto e diritto che l'amministrazione acquisisce in relazione a quella fattispecie. Quindi principio di conseguenzialità logica tra ciò che esiste, la situazione da osservare e risolvere, e il provvedimento che viene assunto. Perché dico questo? Il TAR ha ritenuto illegittima questa previsione del criterio ambientale minimo perché la pubblica amministrazione che ha bandito questa gara non ha considerato che l'imposizione di questa prescrizione comporta necessariamente un aumento dei costi in capo all'appaltatore, perché evidentemente garantire una fornitura con prodotti biologici o a filiera controllata ha un costo superiore rispetto a una fornitura che non debba osservare questo limite, e ha quindi ritenuto irragionevole che l'offerta posta a base d'asta giornaliera fosse rimasta invariata rispetto ai precedenti bandi pubblicati dalla stessa stazione appaltante, che non prevedevano questa specifica limitazione e prescrizione che comportava un costo aggiuntivo. Quindi, in altre parole, il TAR ha ritenuto che il criterio ambientale minimo dovesse essere rispettato e fosse necessaria l'introduzione di questa previsione nel bando di gara, ma che il bando, così come strutturato in concreto, fosse illegittimo perché non teneva conto delle conseguenze sotto il profilo dei costi che questa introduzione di una prescrizione aggiuntiva avrebbe comportato, e quindi ha annullato la procedura.
Questo perché sostanzialmente, ancora una volta, l'applicazione quindi delle disposizioni e dei principi che abbiamo delineato deve essere rapportata al caso concreto. Quindi non basta che il criterio sia connesso, come abbiamo visto, ma deve essere anche ragionevole, inteso come utile, finalizzato a un raggiungimento di uno scopo legato a quella commessa. Non basta dare un'applicazione a una disposizione normativa ancorché prevalente, che quindi integra dall'esterno l'ex specialis della gara, ma è necessario che questa applicazione sia coordinata con tutte le altre previsioni della gara stessa, pena l'illegittimità, come è successo in questo caso. Bene, io ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio poi alla dottoressa Matavacca.